tante preoccupate. Quando t'attaccano così sono buoni segnali. Ciao. Mi chiamo Andrea. Fotografo sta lì. Il fotografo sta lì. Abbiamo in diretta anche tutto il basso Molise. Bellissimi, grazie Alessandro, grazie. Guardate che per un neopapà lasciare tutto, venire qui con noi quando è fuori da, ormai è fuori da qualsiasi cosa, no, dal Parlamento, perché le persone immaginano che la politica si fa solo in Parlamento. Tu sei l'esempio vivente che invece la politica è passione, è cuore e tanto altro. Grazie, grazie da parte di tutti i molisani. Vedervi qui, vedervi qui è la dimostrazione lampante che si può vivere, agire e pensare da uomini liberi, perché qui a Venato vi hanno negato anche la possibilità di poter pensare da uomini liberi, no? Io Venato è un posto veramente particolare sotto questo punto di vista, perché forse più qui che nelle altre parti si sta consumando una cosa incredibile, che è il ricatto. Stai attento, non ti far vedere in piazza, non andare lì, sai, tu lavori, poi potresti perdere il posto di lavoro, potrebbe succederti qualcosa. Ma dico io, cosa altro ci devono togliere? Dopo che hanno tolto il futuro a intere generazioni, cosa altro possono fare al Molise? Non possono fare più nulla, non hanno più armi, non hanno, perché le persone hanno aperto gli occhi. Io credo che manca ancora qualche giorno, manca ancora qualche ora, dopodiché se ci aiutiamo, se tutti quanti ci stringiamo, riusciremo finalmente a rendere il Molise una terra libera, una terra libera. Abbiamo passato 5 anni a studiare soluzioni, ormai gli anni sono 7, non sono più 5. Abbiamo passato 7 anni a studiare soluzioni per il Molise, a cercare di capire come migliorare la vita, la qualità di vita dei molisani, partendo però dall'idea di Ulpiano. Ulpiano diceva il concetto di giustizia. La giustizia che cos'è? Non è altro che dare a ognuno ciò che è suo. Qui, così come in tante altre zone del Molise, purtroppo si è scelto di amministrare non secondo giustizia, perché l'hanno dato a pochi quello che era di tutti. Allora noi dobbiamo invertire questa rotta e dobbiamo applicare invece il criterio di giustizia a tutti i comparti, iniziando proprio dalla politica, perché al punto zero del nostro programma abbiamo scritto
una cosa a cui teniamo tantissimo, che è il taglio dei costi della politica. Questo significherà ricucire uno strappo istituzionale molto profondo che si è creato tra i cittadini e la regione Molise. Questo perché? Perché 20 anni di malgoverno, 30 anni di malgoverno hanno fatto sì che la politica significasse privilegio. Allora questa sarà la prima cosa da fare. Taglieremo alla politica tutti quei privilegi medievali che si sono dati negli ultimi anni. E se vengo qui a dirvelo, se veniamo qui a dirvelo, è perché abbiamo la credibilità per farlo. Questi ragazzi in Parlamento hanno rinunciato a 23 milioni di euro che hanno fatto nascere 8.000 aziende. Qui in Regione Molise abbiamo rinunciato, i nostri due consiglieri regionali hanno rinunciato a 560.000 euro di indennità in due persone. In due persone, quindi voi immaginate quanta voglia abbiamo di applicare lo stesso regime a tutti quanti i consigli regionali, ai consiglieri regionali. Io vi giuro che me lo sto sognando la notte. Io sogno la notte, il primo giorno di consiglio regionale, quando taglieremo in 5 minuti tutte quelle cose, prenderemo 1 milione di euro l'anno e lo metteremo a disposizione delle piccole e medie imprese. In Molise ci sono 35.000 aziende, molte di queste stanno morendo perché non hanno accesso al credito, cioè sono soggetti che vengono definiti non bancabili. Perché? Perché non perché sono dei delinquenti, non perché sono degli evasori fiscali come quello di Arcole che stanno portando qui in Molise negli ultimi giorni, no, sono persone oneste che hanno magari saltato la rata di un mutuo e quindi finiscono in passività, vengono iscritti nel registro dei cattivi pagatori e non gli danno accesso al credito. Non hanno 3.000 euro per fare magazzino, non hanno 5.000 euro per comprare un macchinario nuovo. Bene, attraverso la FIRA Molise, copiando un esperimento che è già stato fatto dalla FIRA Abruzzo, possiamo dare credito a quei soggetti che sono in sofferenza. Lo possiamo fare tagliando i costi della politica e mettendo quei soldi lì dove servono. Questa è una misura strutturale, in 5 anni alimenteremo un fondo da 5 milioni di euro. E il Molise sarà una terra dove fare impresa è veramente possibile. Faremo quello e immediatamente dopo dobbiamo tagliare 3 milioni e 300 mila euro di vitalizi che paghiamo ogni anno. Solo queste due cose ci farebbero recuperare 4 milioni di euro l'anno. 4 milioni di euro l'anno, pensate che hanno rifatto, no, c'erano i vecchi vitalizi che sono quelli che arrivano fino al 2012, per intenderci, poi si sono dotati di un nuovo sistema previdenziale, lo chiamano così, no, le truffe semantiche, il sistema previdenziale. Io vorrei sapere qui le persone che sono in età pensionabile, quanto tempo dovete lavorare per andare in pensione? 40 anni, dovete lavorare in media 40 anni, chi ha la fortuna di lavorare? Chi ha la fortuna di lavorare? Bene, si sono votati una riforma in Consiglio regionale durante questa legislatura secondo la quale dopo 5 anni a fare il consigliere regionale si va in pensione a 65 anni di età, una pensione aggiuntiva rispetto a quella che già hanno, non è una pensione, è una misura aggiuntiva, con 800 euro al mese. Se poi i mandati sono due, si va in pensione a 60 anni, non più a 65, con circa 1.800 euro al mese. Allora io non ci voglio vivere in una regione così, non ci voglio vivere. Se applichiamo questa terra, Benafro, esattamente come Agnone, il posto da cui io provengo, tutte le periferie del Molise, tutte le aree periferiche sono state, la sanità pubblica in questi posti è stata massacrata. Allora quando diciamo che bisogna rimettere al centro la sanità pubblica e di qualità, la sanità pubblica e di qualità, non stiamo facendo altro che applicare quel concetto di giustizia alla sanità. Ne abbiamo un assoluto bisogno.
E questo non significa che noi andremo a distruggere il privato, ci tengo a dirlo, perché poi in questa terra sappiamo anche che ci sono tanti posti di lavoro legati al comparto del privato convenzionato. Non vogliamo chiudere il privato convenzionato, vogliamo semplicemente che il privato convenzionato non si sostituisca al pubblico, è questo che vogliamo. Perché in Molise mi sembra che stanno portando avanti un grande esperimento sociale di massa e vogliono pian piano sostituire i servizi della sanità pubblica con quelli della sanità privata. Allora noi non ci stiamo, ci dobbiamo riappropriare di ciò che è nostro e rimettere al centro una programmazione che preme la sanità pubblica. Questo sarà necessario prima di poter riorganizzare la rete del territorio e quindi poter evitare l'ospedalizzazione delle persone, prima di poter riorganizzare la rete dell'emergenza. Secondo voi è normale che un privato tenga in mano la rete, per esempio, delle tempodipendenze, la rete dell'ictus? Secondo me no. Secondo me quella è una cosa che deve essere assicurata dal comparto pubblico. È chiaro, è chiaro. Un po' di... Quindi noi ci troveremo a dover scrivere il nuovo piano sanitario, naturalmente se i molisani ci daranno la loro fiducia, un nuovo piano sanitario che dovrà essere quello 2019, 20 e 21. Prima di fare tutto questo dobbiamo fare una seria indagine epidemiologica e capire di cosa hanno bisogno i cittadini molisani. Io di una cosa però mi sono convinto, una cosa che la politica ci ha sempre promesso e non ha mai fatto. Allora questa promessa ve la voglio fare io, però con la credibilità giusta, qui da Venafro. La prima cosa che faremo in quel comparto sarà attivare immediatamente un registro tumori, perché questa terra non può più farne a meno. Sull'ambiente, voi siete una piana massacrata dal punto di vista ambientale e lo sappiamo bene, allora bisognerà rendere immediatamente pubblici tutti quanti i dati, pubblici e accessibili, dati sulla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, bisognerà farlo immediatamente. Sull'agricoltura, penso a quante cose si potevano fare in questi anni in agricoltura con l'utilizzo dei fondi europei in maniera oculata, in maniera precisa. Invece a che cosa abbiamo assistito? Io in 5 anni ho visto solo una cosa, che si sono utilizzati i fondi europei non per fare programmazione europea, attenzione, ma per fare programmazione elettorale, perché puntualmente questi bandi, guarda caso, scadevano a ridosso delle campagne elettorali, no? Guarda caso, per esempio, in questo momento è venuto fuori l'elenco definitivo degli ammessi ai benefici per l'area di crisi industriale complessa. Guarda caso, in questo momento è venuto fuori il bando, la graduatoria finale del bando Molise che incanta. Ci sono troppe coincidenze. Allora questo è un Molise che fa un passo ogni 5 anni, esattamente a scadenza del mandato elettorale. Io voglio che il Molise, noi vogliamo che il Molise torni a camminare per 5 anni. E questa è l'unica possibilità che abbiamo per darci un futuro veramente sostenibile. Di fronte abbiamo... Io l'ho definita l'armata del dissenso, Alessandro, perché non vanno d'accordo su nulla. Sono 180 persone che non vanno d'accordo su nulla. Cioè chi dice che vuole l'autostrada, chi dice che l'autostrada non la vuole, una tra tutte. Cioè abbiamo di fronte 180 persone, tra cui ci sono degli incoscienti, persone che si sono candidate senza sapere come funziona il sistema elettorale. Non ne hanno alcuna idea, cioè non sanno che, non essendoci il voto disgiunto, il vostro voto dato a Venafro, quanti candidati ci sono? Almeno una ventina, immagino. Quanti ne sono? 12, 30, vabbè, facciamo una media, dai, 20, facciamo 20 candidati. Cioè questi 20 candidati, molti di loro non hanno capito che non hanno alcuna possibilità di essere eletti,
Perché? Perché il collegio unico, cioè il fatto che le persone possono votare da Capracotta a San Martino di Pensilis la stessa persona, fa alzare moltissimo il quorum. Questo che significa? Che per essere eletti c'è bisogno di 5-6 mila voti minimo. E chi ha la possibilità di essere eletto con questi 5-6 mila voti? E attenzione, questa volta di finire all'opposizione, perché al governo della regione non ce li manderemo. Chi ha questa forza? Questa forza ce l'hanno le persone che il Molise lo hanno distrutto, e si chiamano Michele Iorio, Gianfranco Vitagliano, Filoteo Di Sandro, Massimiliano Scarappello, Vincenzo Nino e Vincenzo Cotugno. Sono queste le persone che hanno distrutto il futuro di questa terra. E oggi qui è accaduta una cosa bellissima, Alessandro. Qui noi possiamo scrivere dei manuali, ma noi qui il Molise, oltre ad aver inventato la monarchia partitica, ha inventato anche una serie di cose simpatiche. Per esempio, qui è proprio a Benafro, è proprio vostro compaesano. Che è successo? Che il capogruppo del Partito Democratico, cioè quello che fino a 2 mesi fa era capogruppo del Partito Democratico, si è svestito della maglia di centrosinistra, ha indossato quella del centrodestra e sui manifesti, con la stessa foto di 20 anni fa, ha scritto lealtà e coerenza. Beh, sembra quasi una cosa, no? Questo è pazzesco. E poi c'è un piccolo dettaglio. Il dettaglio qual è? Che durante la scorsa consigliatura è stato arrestato con un'accusa di presunta truffa ai danni della regione Molise. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, però io vi racconterò una cosa che forse non sapete e che di solito fa arrabbiare giusto un po' le persone. Cioè, sulla legge che prevede i costi della politica, c'è un articolo, un comma, che dice così: che se sei sospeso dalla carica di consigliere regionale, percepisci il 50% del tuo emolumento, cioè del tuo stipendio. Ok. Quando si è sospesi dalla carica di consiglieri regionali? Per esempio, quando si ha una condanna in primo grado. Per esempio, quando si è sottoposti a una misura coercitiva della libertà, una misura preventiva come l'arresto. Quindi, che cosa significa? Che mentre queste persone erano al confino fuori regione, noi molisani gli abbiamo pagato il 50% delle indennità. Successo per lui, è successo per Michele Iorio, anche egli sospeso durante il mandato. E che fa questa grande coalizione? Questa grande coalizione attacca noi, direttamente o indirettamente, dando a noi dei delinquenti, dicendo a noi che siamo delle persone poco affidabili. Allora io vi suggerisco una cosa. C'è Lombroso, no? Che è il padre della moderna criminologia, che dice una cosa, dice: i tratti somatici di una persona ci possono far capire se siamo di fronte a un delinquente o una persona. Quindi voi fate una cosa, prendete le foto di ognuno di noi, andate vicino ai manifesti elettorali degli altri e vi fate un conto, insomma decidete lì, no? Seduto a stante, chi votare, a chi dare la vostra fiducia. Io vi posso dire solo una cosa: io da molisano sono stanco di vedere giovani figli di questa terra avere come unica alternativa quella di dover andare via da qui. Basta, noi ci dobbiamo riappropriare delle idee, del futuro, ci dobbiamo riappropriare di una programmazione seria, fatta di idee concrete. Ormai sono mesi che andiamo in giro a spiegare il nostro programma, ma prima del programma che cosa c'è? C'è la coerenza. Prima del programma c'è la credibilità. Come fai a dire che sei per bene se viene a aprire la campagna elettorale una persona che, secondo i giudici, ha pagato Cosa Nostra? Come fai a scrivere per bene sui manifesti? Non mi devo arrabbiare. Ora io non voglio togliere tanto spazio ad Alessandro, perché immagino che Benafro sta aspettando da tanto tempo di sentir parlare Alessandro. E per me è proprio una gioia e poi è un piacere ascoltarti, per cui mi metto volentieri da parte ad ascoltarti. Però vi voglio dire una cosa:
teniamo duro, perché in questi ultimi giorni gli attacchi si faranno ancora più forti nei nostri confronti. Non hanno finito, non hanno finito. Lo hanno fatto, lo stanno continuando a fare con me, con i candidati, con tutti quanti. Provano in ogni modo a buttare fango su di noi. E sapete chi aveva questa tecnica? Questa tecnica ce l'aveva Totò Riina. Riina, quando voleva eliminare qualcuno, qualche amministrazione scomoda, qualcuno che non voleva scendere a compromessi, iniziava a dire, diffondeva la voce attraverso giornali pilotati, attraverso informazione deviata, iniziava a diffondere la voce che magari quel sindaco apparteneva a Cosa Nostra o che quell'assessore apparteneva a Cosa Nostra. Io vi chiedo, non vi chiedo nemmeno un atto di coraggio, perché l'atto di coraggio significherebbe votare queste persone che il Molise l'hanno distrutto. Io vi chiedo di sognare. Dobbiamo sognare insieme veramente il più forte possibile, e quando ci vedete per strada non solo ci dovete sostenere, ci dovete abbracciare, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vicinanza, e non solo ora, ne avremo bisogno anche e soprattutto dopo il 22 di aprile. Immaginatevi che queste 180 persone sono, è come se stiamo giocando al tiro alla fune, no? Avete mai giocato al tiro alla fune? Ci si mette da una parte e dall'altra, si traccia una linea al centro. Noi siamo 20 e stiamo da questa parte, con le nostre idee, con il nostro programma. Dall'altra parte ne sono 180, più altri 100 a sinistra, perché tanto alla fine si metteranno tutti insieme e cercheranno in ogni modo di salvaguardare i loro interessi. Ma immaginatevi se tutto il Molise si mette dalla nostra parte, dalla parte di questi 20, e tira il più forte possibile. È quello che vi sto chiedendo, mettetevi dalla nostra parte e tiriamo più forte possibile. Grazie, grazie Ale. Buonasera a tutti e grazie, buonasera. Questo è il primo comizio che io faccio da ex deputato. Va bene. Quindi utilizzerò termini come coscia, torpedone, deretana. Sono molto molto educato, perché io non ho più l'immunità parlamentare. E poi tutti qua con in piazza, ma poi sono detto che guerre di diffamazione, poi vedete che mi sostiene con gli avvocati. Io non lo so, magari c'è qualche scettico qui, siete benvenuti, anche io ero scettico prima di entrare in Parlamento, votavo altri partiti che magari avete votato anche voi. Una prima domanda, e c'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a un evento in piazza del Movimento 5 Stelle? Sulle mani. Dove stai? Ti seguimo da casa! Che c'è qua il microfono? Ti seguimo da casa! Da casa? Come vuoi dire? Perché non scendere? Che c'è? Non ti preoccupare, io fino alle 2 del mattino resto qua, scusa. Interferenze di telefonini. È la RAI? Colpa sua? Che fate adesso? Scendete! Anche voi, scendete giù. Venite con noi, dico sempre venite con noi. Comunque siete benvenuti. Io non so bene che cosa dirvi, ho fatto un'esperienza in Parlamento e ce l'ho messa tutta e mi sono svegliato veramente contro tutti e tutti, e credo che tanto il Movimento 5 Stelle sia una dimostrazione di una congruenza che c'è tra ciò che diciamo e quel che abbiamo fatto. Io dissi, pensate, nel video di presentazione della mia candidatura al Parlamento nel 2013, dissi che avrei avuto voglia di fare un'unica legislatura, perché io ritengo che in quel palazzo, come nei palazzi della politica, tu ci deve bastare un tempo limitato per la politica, altrimenti ci sono quelle strutture, dei nomi che ha fatto, magari personaggi per cui fanno i rassi, Molise, da non lo so quanti anni. Politica si può fare e si deve fare tutta la vita, perché è la cosa più bella del mondo la politica, io non smetterò mai di fare politica. Ciononostante ho sempre ritenuto che all'interno dei palazzi occorra starci un tempo limitato, altrimenti c'è il rischio di, senza neanche volerlo, di trasformarsi come in un pezzo di arredamento dei palazzi stessi. Guardate che magari il Palazzo della Regione, qui in Molise, il Parlamento che ho frequentato 5 anni, sono palazzi strani.
non tutti, ma in molti entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono a parlare dei problemi loro, le correnti, le controcorrenti, le spartizioni di poltrone. Proprio si trasformano quasi ontologicamente. Si diventa animale politico quando in realtà si era partiti dicendo voglio fare questo per il benessere dei cittadini. Si inizia a chiamare i cittadini elettori, come se il nostro ruolo fosse soltanto quello, una volta ogni 5 anni mettere una X. Invece fondamentalmente se ci sono state una serie di storture in questa regione, in questo paese, sì, i responsabili possono essere questi politicanti, questi traslocali, questi dispensatori di prebende agli amici e agli amici della politica, ma probabilmente una grande responsabilità c'era il popolo italiano che gli ha lasciato fare tutto il loro suini comodi, dobbiamo parlare. O no? Probabilmente dipende soltanto da noi. Magari qua c'è qualcuno che c'era un parente, un amico, candidato con gli altri, l'altro canto fanno, vedete come funzionano le regioni. Il Movimento 5 Stelle va sempre da solo, perché vinca o perda, comunque abbiamo una linea, siamo noi, qui c'è la possibilità di governare da soli, qui c'è la possibilità di governare da soli, e gli altri che fanno? Accozzaglie, moltiplicando le liste. Mi interessa avere quel posto, la possibilità di spartirsi ancora qualche appalto, raschiare il fondo del barile per un po' di tempo, gli interessa soprattutto ostacolare l'avanzata del 5 Stelle, perché lo sanno che l'Italia militarizza in 24 ore, tutto questo per poi continuare a prendersi in giro, dopo 5 anni richiederci il voto, perché nel frattempo hanno fatto non è che ci hanno dato i diritti, ci hanno dato un po' di briciole, e magari qualcuno che si accontenta delle briciole, in questa che era una repubblica fondata sul lavoro è diventata una repubblica fondata sull'asfalto elettorale, sistemano mezza strada soltanto 2 settimane prima delle elezioni per poterci dire l'abbiamo sistemata, è così il sistema. E io lo so perché ci sono stato 5 anni da qui e dissi che avrei continuato a fare politica e sto qui, da non candidato, da cittadino esattamente come voi, senza immunità parlamentare, a combattere affinché un ragazzo giovane e un gruppo di coraggiosi, perché guardate che chi ci mette la faccia, chi si candida, sa che perfettamente arriveranno schizzi di fango, attacchi di ogni tipo, volato Andrea, volato, non li leggere neanche, se sei attivo, dico così bene senza leggere certi articoli nei giornali di Berlusconi, ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me? Poi non mi tanto mia madre, oggi il giornale che attacca io. Non mi interessa per l'indirina nulla, mamma. Guardate che questa libertà quando la acquisisci è fortissima, perché proprio non ti interessa lo schizzo mediatico, vai avanti con le tue idee, con le tue battaglie, sono le nostre. I tagli dei costi della politica, guardate, ci potete credere o meno, ma io ho guadagnato molto di meno di quello che ho restituito in 5 anni in Parlamento e non mi sono fatto mancare nulla per la mia attività politica. Allora si può fare politica riducendo determinati costi. Io ho restituito 210.000 euro, quattrini, che francamente mi servirebbero. Restituite ai legittimi proprietari delle imprese, perché poi lo diceva bene Andrea, il problema delle imprese è un problema poi di accesso al credito, per questo il Movimento 5 Stelle intende costruire, costituire, realizzare una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese. C'è in Germania, perché non c'è lo Stato qua? Perché? Ma siamo così diversi? Perché è questo, perché non lo so, gli abbiamo garantito un potere, non lo so, ventennale, trentennale a certi soggetti, e l'abbiamo fatto noi con la nostra spesso anche pigrizia alla politica, perché stiamo lì, ci interessa qualsiasi dichiarazione di Buffon, ma magari non ci interessa un ospedale che ci hanno dovuto portare. È questo, ma allora siamo noi pure che ci lasciamo distrarre con grande facilità, e per me 20 persone che ci mettono la faccia e si scontrano questa accozzaglia di 180 candidati, 8 liste, che non sono, sono un cartello elettorale, lo capite, si mettono assieme per moltiplicare i voti, perché gli amici, i parenti, qua magari chiunque ci avrà un parente candidato in questa regione, fanno sì che magari sempre i soliti noti possano continuare a utilizzare le istituzioni, ciò che appartiene a tutti noi, a scopi di interessi privati. È sempre successo questo. Che vogliamo noi?
Pensate veramente, poi ora è tagliata un po' la cosa, che abbiamo preso il 32%, ma io 5 anni devo raccontare piazza dopo piazza, che eravamo profondamente diverse da come ci descrivevano. Io una volta andai a fare un duello televisivo con Scalfari dalla Grubba, arrivai e Scalfari che era in divanetto, io lo rispettai anche, lo trattai con rispetto, diciamo. Andai, lo salutai, lui mi guardò e mi disse: hai la cravatta? Cioè, pensava che io fossi uno un troglodita con la clava, no? Con un vestito di pelle di leopardo. Pensavo a questo, perché la descrizione è stata questa da parte di tutto un sistema mediatico totalmente. Ora cambia il mio, cambia poco a poco, ma non del tutto, perché però poco a poco devono capire dove ci riposizioniamo qua. Questi hanno preso il 32%. Grazie. Però guardate, è la correlazione, la commissione che c'è tra potere mediatico, capitalismo finanziario e potere politico, è questo, no? È il famoso conflitto di interessi che pensavamo che riguardasse soltanto Berlusconi, ma magari riguarderà tanti personaggi loschi che abitano e continuano a dettare leggi in questa regione, perché noi gliel'abbiamo permesso nelle campagne. Sono d'accordo con voi. È vero, Massù? Siete d'accordo? Che vogliamo? Una legge anticorruzione per premiare gli imprenditori onesti e per colpire coloro che ci hanno prelevato del denaro dalle nostre tasche? Che vogliamo di così? Vogliamo supportare la sanità pubblica, il turismo? Perché questa regione, io non conoscevo questa cittadina ed è una meraviglia, è una bellissima cittadina, ma magari in Germania, in Francia ci sono delle cittadine decisamente inferiori dal punto di vista della bellezza di Venato, che però c'hanno più turisti perché si è investito, perché è più facile arrivarci, perché magari portano avanti delle iniziative culturali e non gastronomiche. Santa pazienza, siamo l'Italia e stiamo ancora a parlare di no, però Berlusconi, uno che va dalle carte ancora in quella realtà, ma in quale paese al mondo un ineleggibile, incandidabile, condannato per frode fiscale, sbattuto fuori, appedato sul deretano dal Senato, possa avere ancora questo nome? Ma poi chi glielo dà? Il potere media, chi glielo dà? Il giornale suo, chi glielo dà? Non certi cittadini che l'hanno mandato a casa ripetutamente, chi glielo dà? Ah, dipende soltanto da noi. È essenziale, indispensabile andare a votare, indispensabile. Perché coloro che pensano, io non voto, perché allora non hanno più il diritto di lamentarsi, più il diritto di lamentarsi. E ve lo dico io che ha tutto il diritto di dirlo, perché non mi sono candidato, ho portato avanti le battaglie, le continuo a portare avanti. Io ho già fatto il biglietto con la mia famiglia, perché voglio tornare alla mia professione, riprendermi anche un po' di libertà, anche se queste piazze mi mancano e mi mancheranno tanto, lo so. Però quello che voglio fare, scrivere, viaggiare con la mia famiglia, scrivere, andare a lavorare, no, qualcuno pure lì a Di Battista se ne va in vacanza, ma porca paletta, ma quale vacanza? Torno al mio mestiere, mi occupavo di tematiche sociali, voglio continuare a fare questo, perché il mondo è grande, ci sono delle idee importanti che stanno portando avanti lo sviluppo di tante popolazioni che qui non arrivano. La blockchain, il reddito di cittadinanza universale, delle idee fantastiche, qua si parla di Rosatello, ma ancora delle leggi elettorali. Lo capite perché sono uscito pure dal Parlamento? Ma uno può continuare a fare queste battaglie, a supportare delle persone come Andrea, a supportare quest'idea meravigliosa del Movimento 5 Stelle, che significa normalità. Guardatela sta piazza, normale, senza problemi, carabinieri, che siete anche tanti, per l'amor di Dio, non so, forse perché è arrivato qualcun altro e quindi c'è bisogno degli schieramenti di polizia molto forte, non lo so. Però guardatela questa piazza, i carabinieri e i poliziotti tranquilli, lontano, tranquilli, senza problemi, senza rischi di incidenti, un bel popolo che scende in piazza, nonostante vi sia la serie, perché lo so che qualcuno sta carando lì, lo so, che scende in piazza ad ascoltare parlare di politica. Questo vogliamo, questo siamo, un paese normale, giusto, capace di investire, ripeto, in cultura, turismo e gastronomia, in fonti rinnovabili, perché abbiamo scoperto che con un piano energetico nazionale basato sulle fonti rinnovabili, sapete che crivellano pure qua sull'Adriatico, lo sapete perfettamente, si possono creare posti di lavoro, oltre che si può ridurre l'inquinamento di questa che è una delle terre più belle del mondo, l'Italia. Lo capite che si tratta non di geni, noi non siamo geni, abbiamo le mani, sto abituato a stare in bilico, state attenti,
siamo soltanto delle persone normali, prive di conflitto di interessi, perché tutto lì è il conflitto di interessi di fatto che determina poi la prigione di alcuni soggetti, parlo dal punto di vista delle idee politiche, che entrano in Parlamento ma devono poi di fatto rendere conto non agli elettori, che spesso e volentieri neppure li eleggono, ma li nomi, anzi li lasciano nominati dai segretari del partito, ma rispondere ai loro finanziatori. Noi non ce l'abbiamo mai avuto questi problemi, perché i nostri finanziatori sono le micro donazioni di tanti cittadini, non so come vi state finanziando la campagna elettorale in questo modo. Chi vuole prende e compra una maglietta, dà un'offerta libera e ci regalate libertà fondamentalmente. Ce la regaliamo, bravo. Esatto, è questo il movimento. Io non vi dico votate il movimento, e poi sta frase. Io lo so, l'altro giorno, perché questa roba l'ho sempre detto in campagna elettorale, non gli chiedo di votare il movimento, gli dico di venire con noi. Questo c'è i giornali di Battista invita a non votare il movimento. Sono straordinari. Io invece invito ad interessarvi alla politica, a verificare il programma che porta avanti Andrea con tutta la sua squadra, a valutare le condizioni di questa regione e a pensare, no? Sarà mai possibile che coloro che ci hanno messo in queste situazioni, massacrando la sanità pubblica, massacrando l'istruzione pubblica, distruggendo il lavoro, quanti morisani se ne vanno? Prima se ne andavano in Nord Italia, poi magari non c'è neanche più lavoro in Nord Italia e se ne vanno all'estero, poi magari non c'è sta manco più lavoro a Londra, a Parigi, e se ne vanno chissà dove, in qualche corso in Australia, lontano da casa, lontano dalle tradizioni. Magari ci scrivono, a me mi scrivono di notte, perché vengono dall'Australia e mi scrivono, vi prego fateci tornare. Ma noi facciamo il possibile, ma la maggior parte del lavoro lo deve fare il popolo italiano alzando la testa, perché dipende soltanto da noi. Solo da noi. Guardate, i diritti economici e sociali li hanno del tutto abbandonati. Li hanno del tutto abbandonati. Per farsi una tacca è complicato. È complicato pagare le tasse universitarie, è complicato riuscire a dare una pensione dignitosa magari a degli italiani che hanno lavorato 40 anni. E noi qua ancora a combattere sui vitalizi. E noi ringraziamo Dio che ci sta Roberto Figo che ha fatto subito un'istruttoria. Speriamo certamente con il taglio dei vitalizi non è che si risolvono i problemi degli italiani, ma è un diavolo di segnale. Perché è intollerabile che ci siano degli uomini politici che hanno lavorato un giorno della loro vita e che si beccano vitalizi? È una roba intollerabile. Non la sentiamo questa indignazione dentro. Beh, la dobbiamo far lavorare e dargli poi delle direzioni buone, giuste. Che siano direzioni politiche di vicinanza e di interesse alla politica, di controinformazioni. Questo è un dovere dei cittadini, è un dovere nostro. Altrimenti saremo sempre sudditi di qualcun altro che arriva, che dice le stesse cose. Lo so, basta! Digos, un po' ti dia questo. Sto scherzando. Non mi distraere, sono un po' arrugginito, un mese di... È così, io non ho niente da aggiungere, Ora che fanno? Guardate, io ho fatto tutta la campagna elettorale in Sicilia l'estate scorsa e lo vidi proprio plasticamente che c'era un voto controllato. Pensate che mi è capitato di stare in un autogrill a prendermi un panino e di conoscere un tizio che viene, mi fa vedere il braccialetto del movimento, si fa una foto con me, io sono grillino, ho detto bene, allora insomma ci voti dopo domani, so quanti giorni mancavano, mi fa, io non vi posso votare perché se non voto Genovese, uno che poi gli hanno pure Andrea che gli hanno indagato il figlio, no? Gli hanno arrestato il padre, indagato il figlio, poi state lette, se non voto Genovese perdo il lavoro, magari pure qua esiste qualcosa, Vox Populi. Qualche giorno fa l'hanno arrestato un altro deputato dell'Assemblea regionale siciliana, sempre per voto di scambio, perché è un cancro il voto di scambio. Pensate che cos'è? Cioè, veramente la roba più oscena del mondo, ciò che dovrebbe essere maggiormente libero e controllato. Allora io la domanda che vi faccio, non è che ci possiamo accontentare delle briciole, non è che possiamo rifiutare ancora una volta la possibilità di combattere per i nostri diritti perché ci accontentiamo di che cosa? Di una manceccia elettorale, di un po' di metadone, di un'anestesia, della promessa del ricovero di una suocera magari in ospedale, della promessa di un lavoro a tuo figlio, se forse ero solo se me dai il voto. Oh, sveglia! Perché questo è osceno. Io vi chiedo solo di farvi una domanda, se certi politicanti qua ce ne stanno tanto, sono così ignobili da provare a comprarsi il nostro voto prima di entrare dentro la regione Molise, cosa saranno capaci di fare una volta eletti?
cosa saranno capaci di fare? Di sostenere i nostri diritti, di portare avanti delle battaglie per difendere i più deboli, le persone anziane, i giovani senza lavoro, i piccoli imprenditori strozzati da questo sistema che neanche ti aiuta a pagare le tasse quando tu le vuoi pagare, ma ti tratta come se tu fossi un criminale. Possiamo accettare tutto questo? Possiamo credere che coloro che ci hanno messo in queste condizioni saranno capaci di risollevarci? No! E allora l'obiettivo qual è? Interessarsi alla vita politica. Venite con noi, conosceteci meglio. C'è questa possibilità. Io vi ringrazio di essere venuti qua in piazza. Ringrazio anche coloro che è la prima volta che vengono in piazza per un evento del Movimento 5 Stelle. Perché è bello, perché la piazza è bella, perché la piazza non mente. Qua ci sono televisioni, c'è la RAI, massimo rispetto per chi ci lavora. Magari no, fanno taglio e cucito, tagliano qualcosa, cercano di manipolare, poi non ce l'ho con lui che riprende tutto per l'amor di Dio. Ma sapete come funziona? Io lo so. Per quello sono sempre andato in diretta, sempre andato in diretta. E ho sempre amato le piazze. Perché in piazza ci si guarda in faccia, si ascoltano pure delle idee, delle proposte, si è cittadini tra cittadini. Mi potete guardare, potete credere o meno in quel che dico, però penso che sia visibile il fatto che se sto qua perché ci credo fermamente in questo progetto, in questo paese, in questa regione, in questo gruppo di persone e nella possibilità di riscattarsi, perché dipende esclusivamente da noi. Il riscatto si fa ogni giorno. Nella propria vita quotidiana, scegliendo un prodotto rispetto a un altro in un supermercato, insegnando ai nostri figli ad essere bravi, noi ad essere furbi, perché quando iniziamo ad insegnare sempre la furbizia, il fottere l'altro, è da lì che si distrugge la meritocrazia, e questo paese l'abbiamo distrutto anche noi. Quanti anni fa tuo figlio? E nasconde, si è messo sotto a... Prima sembrava il barba papà, invece non lo ricordiamo due sedute. Davvero? E voi lassù? Perché non scendete? Devo capire perché. Per godervi la roba da? O perché? Perché? Se avete il sugo sul fuoco? Che cos'è? Quanto cucinate il sugo qua? Quanto lo fate cuocere in Molise? Ore e ore. Lo so. Lo so. Io vi invito soltanto ad avere coraggio. Perché poi questo è pure un gran bel popolo. Grazie. Volentieri, cosa? Che perché non c'ho più lo stipendio parlamentare, per cui cercate di... Io accetto tutto, oli, caciotte, dove sono le tangenti enogastronomiche che... Io ho fatto quel tour in camper, il camper sembrava una salsa misteriosa, settimane che do olio d'oliva a destra e a sinistra, anche per farlo assaggiare a tutti prima che di mangiarmelo a me, perché ne sono andando queste robe? Scherzo, sto scherzando. Ale, scusa. Prego. L'avete sentito perché? Ha detto? Non avevo mai pensato di dire a dei politici, tra virgolette politici, vi voglio bene. E questa è una grande soddisfazione. Come una grande soddisfazione a me, la cosa che più trovo nella soddisfazione sono coloro che mi si avvicinano e mi dicono: no, da quando ci state voi ho iniziato ad interessarmi di politica. Per me questa è la frase che più veramente mi dà soddisfazione enorme. E io rifletto, ma quanto può valere tutto questo? Questa piazza quanto vale? Può valere uno stipendio pieno che mi potevo tenere? Può valere il fatto che mi sarei potuto vendere, no? Potevo passare al gruppo misto. Ehi, avete visto quello che è stato quel palazzo? Sarei ricco, adesso ci sarei più soldi, il posto assicurato da qualche parte. E la faccia. Perché poi, attenzione, uno può dire veramente che le mani ce l'ha pulite quando ha avuto la possibilità di sporcarsi per non essere sporcate, nel senso negativo della parola. Bravo, bravo. Questo per me vale tutto. Questo vale tutto. E ora ho un'opportunità proprio bella, quella di continuare a battagliare, a sostenere questo paese anche attraverso, diciamo, lo studio, l'approfondimento di idee internazionali. Partirò, sì, partirò il 29 maggio e starò qualche mese fuori. Vedremo. Però continuerò sempre a fare le stesse cose. E sono qui in Molise anche perché mi piace stare qui in piazza con voi, dare una mano nella speranza veramente di vedere Andrea primo presidente di una regione governata dal Movimento 5 Stelle. Quando vi dico che dipende da noi, perché alle volte siamo così assuefatti, non solo al malaffare, ma alla mala politica, a delle storture, da considerare
accettabile ciò che non è più accettabile. E questo succede pure dentro le istituzioni. Io spesso racconto un episodio e ve lo voglio raccontare anche a voi. Era il primo o il secondo anno che ero in Parlamento, era un lunedì, quindi il Parlamento di fatto era abbastanza semivuoto, perché di solito le sedute partono il martedì. E c'è a Montecitorio un bellissimo corridoio, lo chiamano il transatlantico. Qualcuno dice perché assomiglia al transatlantico di, non lo so, delle navi, oppure ci sono dei bassorilievi che ricordano dei timoni. Qualcun altro lo chiama quel corridoio il corridoio delle anime perdute. Fatto sta che ci sono piante, ci sono dei divanetti in pelle, io sostengo siano in pelle umana, sono convinto. E una volta c'era Cooperlo seduto su un divanetto. Tra l'altro io ho avuto difficoltà a distinguere Cooperlo dal divanetto di Matteo. Era appena scoppiato, ascoltatela bene questo, era appena scoppiato l'ennesimo scandalo di qualche tesseramento falso all'interno del Partito Democratico, non dico tesserato, di cinesi. E io andai da Cooperlo a fargli delle battute, perché l'ironia ti tiene pure secondo me stesso in vita. Io l'ho utilizzata come arma anche politica l'ironia. Quindi andai da Cooper e gli dissi: Cooper, che avete fatto? Avete tesserato mio nonno che è morto nel 86. Era una battuta, no? Cooper mi guarda e mi dice: veramente? E lui era plausibile. Allora gli dissi: no Cooper, era uno scherzo. No, perché sennò sarei intervenuto. Era uno scherzo. Cioè, ciò che a noi ci genera ilarità, vedete come parlo bene, ci genera ilarità. In quel palazzo in realtà diventava una roba quasi plausibile, possibile, ve ne potrei raccontare tante di queste cose. Io ho capito fondamentalmente, ripeto, che se li consentiamo, gliele lasciamo passare tutte, loro continueranno a passarci sopra sempre. Per cui dipende esclusivamente da noi. Vogliamo un paese giusto, legale, che supporti il lavoro, lo studio, la sanità pubblica? Un paese capace di costruire asili nido che permetterà anche alle donne di lavorare e crescere i figli, bene, fare più figli, un paese che sta morendo anche per carenza di figli, perché è complicatissimo fare dei figli. Io la mia compagna è francese e in Francia ci sono dei diritti che danno alle famiglie, alle giovani coppie che fanno un figlio, una serie di, non dei bonus di qualche mancetta che te la tirano che serve a comprarti quattro pacchi di pannolini, no, ma proprio dei diritti. C'è lo Stato che ti spinge a fare dei figli, che ti aiuta. Qua no, sei abbandonato. Ma ti danno qualcosa quando devono avere il voto. E senza, è questo. Ma tu senza, perché non abbiamo candidato? Vieni con noi a fare, vieni a fare consultazioni tue, una cosa sarebbe meravigliosa. Con Mattarella, gli dice questa roba, qua la presenza della tua. Parlare di Mattarella. No, non c'è problema. È questo. Io vi ringrazio perché per me è sempre un piacere stare in piazza. Andrea, ti faccio un bocca al lupo grande questi ultimi giorni. Vai avanti per la tua strada. Non leggere la rassegna stampa, non c'è problema. L'unica rassegna stampa che ti deve interessare sono queste piazze. Tranquilli, parla solo con le persone, contano loro e basta, loro e basta. E poi vedrete che raccoglieremo i frutti perché chi segna alla fine raccoglie. Grazie, viva Maurizio e buona serata a tutti. Dottore, buongiorno. Una foto? Facciamoci una foto, ok? Faccio sorridere. Ti do il via. Uno, due. Forza Andrea, venite qua. Ci siete? Siamo su con forza, facciamo un po'. Vai, siamo. Non siamo qui! Cambia colazione! Cambia colazione! Buona serata a tutti, grazie di cuore! Sono tutti i candidati perché tutta la squadra. Beh? Giustamente noi la campagna elettorale sono stati subvenzionati, non ho più le immunità parlamentari, le campagne elettorali su WhatsApp e telefoniche. Maria Luisa Angelone, Oreste Sturti, Marco Leva, Alberto Gentili, Adriana Nino, Vittorio Monaco, Vittorio Nola, Stefania Gentile, Molte
grazie a tutti, grazie agli attivisti che ci hanno aiutato ad organizzare e grazie Alessandro per la tua disponibilità. Grazie. Vediamo.